Fabiano Bonato è sindaco del comune di Carbonera e Franco Moro, assessore alle politiche sociali. E settimana prossima parte Informa Lavoro, un nuovo servizio. Sì, siamo riusciti a far partire questa iniziativa. Giovedì 24 dalle 9 alle 12 sarà la prima apertura al pubblico di questo Informa Lavoro. È un'iniziativa a cui ci teniamo molto perché vuole essere un segno di speranza per i nostri cittadini che non hanno lavoro. In questo periodo così difficile per la nostra economia, per la nostra gente, è uno sforzo che noi come amministrazione abbiamo voluto fare per cercare di dare uno strumento in più per chi il lavoro non ce l'ha, sia giovani ma anche e soprattutto chi magari più giovane non è e magari ha una famiglia sulle spalle e il lavoro non ce l'ha. Vorremmo dare una speranza e un sorriso anche a queste persone. Questo è il motivo per cui stiamo cercando di fare il possibile. Abbiamo avviato questa iniziativa che in collaborazione con la Fondazione Opera Madonna del Grappa di Fonte cercheremo di portare avanti il più possibile cercando di ottenere i risultati migliori possibili per la nostra gente. Io non posso solo che ringraziare il sindaco per la disponibilità che ha dato alla richiesta fatta dai nostri servizi, in quanto tutti i giorni abbiamo persone che vengono a chiedere lavoro. Noi non siamo un'azienda, non siamo un'impresa, però grazie alla collaborazione con la fondazione siamo riusciti a mettere in piedi questo sportello che farà da tutor alle persone che si avvicineranno alla ricerca del lavoro. Quindi grazie a tutti, grazie alla Giunta, al Sindaco e a voi che vi impegnate tutti i giorni o comunque il giovedì a ricevere questi nostri cittadini di Carbonera. E buon lavoro anche a voi e a tutte le collaboratrici e operatrici dello sportello. Ecco, lo sportello avrà sede qui, questa è la sede, in pieno centro a Carbonera, nella palazzina della polizia locale, e per fissare l'appuntamento basta rivolgersi ai servizi sociali.